Stavo riflettendo su una frase che Pier ci dice spesso quando fa il cerchio e dici: l'oggetto di studio è il soggetto stesso. E quindi da questa frase la BTE lo vedo e lo vivo come, e lo sto tuttora imparando come uno sguardo più vasto e allo stesso tempo chirurgico per leggere e imparare da tutto. È molto scolastica, ma come frase in un certo senso. È questo per me il potere, la cosa più bella della visione, delle mappe, dei modelli, della fenomenologia a cui guardiamo, specialmente quello che accade. Perché la BTE ha il potere di cogliere e dialogare con tutto quello che accade dal punto di vista dell'esperienza umana e al tempo stesso in dialogo con qualcosa che magari umano non è anche, cioè il mistero, l'essenza di cui tutti facciamo parte e ne siamo espressione. Per cui è quel livello meta, quell'ulteriore che permette di raggruppare e integrare tutto il sottostante che mi soddisfa a livello intellettuale, a livello personale, quando si parla con le persone, o quando studio, quando gioco, quando leggo. È un qualcosa che sta dietro a tutto e permette di in base all'intento di ciascuno, di trarne potenziale per lo sviluppo, l'evoluzione, per stare meglio. È questo. E a livello personale del mio viaggio, è come se. E in questo, ovviamente, ci si incontra in dei luoghi che sono dei presidi speciali di questo, come durante i seminari o altre serate di esercitazione o di incontri individuali e quant'altro, dove in questo si rientra lacrime, sangue, sudore, gioie, quindi è vita e permette di leggerci la vita. E per me, di là, no, di tutto l'appagamento intellettuale della faccenda, cioè in questi anni c'è stato in mezzo tutti i miei drammi, i drammi sui drammi che mi facevo, l'idea che potevo pensare che avessero gli altri dei miei drammi, depurazioni delle idee riguardo alla spiritualità, riguardo a ciò che è straordinario, ciò che è ordinario, e alla fine mi rimane come nel viaggio dell'eroe, quando si accede al mondo straordinario per poi tornare nell'ordinario con molta più senso di integralità, insomma.